14 novembre. E gli altri 9 dove sono? Il paradiso è un inno di gloria, benedizione, lode eterna che dal cuore degli eletti sale incessantemente verso il Padre, al quale è sempre unito l'agnello immolato e risorto. Poi vidi in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello, in piedi, come immolato. Aveva 7 corna e 7 occhi, i quali sono i 7 spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando l'ebbe preso, i 4 esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un canto nuovo. Tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra. E vidi e udì voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature del cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i 4 esseri viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. Apocalisse 5:6-14. La lode, la benedizione, la gloria che si innalza a Dio nei cieli deve oggi e sempre innalzarsi sulla nostra terra. Dio va glorificato per averci redento in Cristo Gesù. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In lui siamo stati fatti anche eredi predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Efesini 1:3-14. Anche sulla terra deve senza interruzione innalzarsi al Signore questo canto perenno di rendimento di gloria, lode, benedizione. Purtroppo a noi succede come ai 9 lebbrosi. Essi sono stati guariti, non tornano a rendere gloria a Dio. Si prendono il miracolo e si dimenticano del loro Signore. Lo straniero invece torna e rende gloria a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Questi ha chiesto al Padre, questi deve lodare il Padre. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro,
abbi pietà di noi. Appena li vide Gesù, disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10, e gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Luca 17:11-19. Rendere ogni onore, gloria, benedizione a Dio per Cristo è un obbligo di giustizia. Siamo stati da Lui sanati e purificati per mezzo di Cristo. Per mezzo di Cristo dobbiamo elevare un inno eterno al Padre. Invece chiediamo, ma non lodiamo, non glorifichiamo. Vergine Maria, angeli santi, insegnateci a magnificare sempre il nostro Dio per Cristo.